Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo video spesa. Sì, avete capito, video spesa fatto dal gigante. Fatto dal gigante perché c'era l'uno più uno, quindi ne abbiamo approfittato. Mia moglie ha preso anche degli detersivi per la lavatrice, morbidenti, detersivi e il mio sapone per i piatti, gli ho fatto prendere formato grande perché quello lì era piccolino. E anche da Tigros, abbiamo fatto spesa sia di qua che di là, da ambedue le parti, perché da una parte c'erano cose che costavano di meno, e pure da Tigros. Noi quando le facciamo in due supermercati diversi, perché c'è sempre da una parte un prodotto costa di più e l'altro di meno, quindi facciamo così, ci conviene. E niente, quindi video spesa fatto da Tigros il gigante. Adesso giriamo l'inquadratura e andiamo a vedere ciò che siamo andati a prendere. Allora, abbiamo preso, adesso vi faccio vedere prima il gigante, poi ci attacco il pezzo di Tigros perché domani, perché ci sono cose fresche che servono per il compleanno. Però voi lo vedete in un unico video domani, 1 marzo, oggi è 29. Siamo nell'anno bisestile. Nulla. Allora, della Orogel abbiamo preso il minestrone, che a noi ci piace tantissimo, quello leggerezza. Quello che ha 50% di calorie in meno e solo 12 calorie per 100 grammi, direi top. Guardate, 0 grassi, sale 0,12, zuccheri solamente 4,1, mentre nel quello normale ce ne sono tipo 15 o di più, se non mi ricordo. Comunque, top. Perché comunque lo zucchero deriva da, penso, le carote più che altro. E anche la zucca, non lo so, comunque questo è buonissimo. Questo è un 750 grammi. Poi qua c'è sempre tutto bagnato. Allora, questi ho preso, che inizialmente, wow, un casino, ragazzi. Allora, inizialmente, poi ragazzi, marca il gigante, questo qua è il sacco. Per praticamente condominio, no? Però io questo l'ho preso per coprire i miei gnomi, quelli che ho messo via, che comunque rimanevano da coprire per non far prendere polvere, ma giusto me ne serviranno 2-3 massimo sacchi, perché anche per lo schiaccianoci, che non vi ho fatto vedere, vabbè, lo vedrete l'anno prossimo, pazienza, oppure magari lo tiro fuori e lo faccio vedere, non lo so. E comunque questi qua vanno bene anche per la plastica. Poi c'era l'uno più uno e ho approfittato ancora di prendere il detersivo Ava come lava, Calimero, il pulcino nero, questo decolorati, 36 lavaggi, esplosione di primavera, un buon profumo. E appunto uno pagato e uno gratis. Stessa cosa l'ammorbidente fabuloso, che ormai sapete che è diventato come andare in gioielleria con queste cose. Della fabuloso ho preso questo qui, è vaniglia e mandarino, è qualcosa di spaziale, top, fantastico, wow. L'altra volta questa profumazione non c'era, stavolta ho preso la vaniglia, che è fantastico anche quello, però stavolta è tornato disponibile questo. Ci sono queste occasioni qua, la gente giustamente ne approfitta. E nulla, 56 lavaggi, così almeno c'è un po' di scorta. Poi questo qui era in offerta, non era uno più uno. L'altra volta ne ho presi due, se vi ricordate. Ne ho preso un altro perché conviene, prima che scade l'offerta, ho detto ma se ne prendo un altro. Aspettate, ci sono dei pelucchi ogni tanto, delle gatte. Questo che cos'è? No, è un brillantino, ragazzi, vi faccio vedere, un brillantino, non so da dove sia uscito, vabbè. E è ottimo, questo qui è igienizzante, antibatterico, col tè verde e la verbena. Poi il detersivo dei piatti per mio marito, questo qua, il gigante, profumo limone, e non gli era piaciuta la confezioncina, quella là rosa, c'è ancora, però aveva sorriso, si era divertito. Poi il dado granulare, questo qua, vegetale. Ho preso quello piccolo perché tanto noi non usiamo tanto, questo per i minestroni o le verdure, insomma. E niente, questo qui. Poi, mega scorta per le bimbette pelose. Ho preso, allora, tre, aspettate,
aspettate, e confezione di pappe della Gourmet Mon Petite Intense, sempre questo gusto che ormai dovreste averlo imparato se ci seguite con affetto: tacchino, pollo e anatra. A loro piace questo, è il loro preferito, e quindi abbiamo fatto un po' di scorta. Poi questa era in offerta, noi la mangiamo light, però la mangiamo anche così ogni tanto. E niente, vi stavo dicendo che noi la mangiamo light, però la mangiamo anche normale ogni tanto. Questa qua era in offerta, sono 4 mozzarelle. Qua, eccolo qui, 4. E nulla, casomai questa qua facciamo metà per uno, piuttosto che magari mangiare una intera. Sì, così, ma mangiamo prevalentemente quelle light, però anche quelle normali. Abbiamo sempre fatto nella nostra dieta e quindi va bene. Comunque non le mangiamo tutti i giorni, però l'ho prese perché erano super scontate. Poi il formaggio, questo qua, Biraghi, ne ho presi 2 per i minestroni, più che altro perché sono i minestroni, lo mangiamo. Se capita magari che mangiamo la pasta, almeno ce l'abbiamo, ma la pasta è capitata solo quando l'avete visto voi, e basta, quindi veramente quando è successo. Mio marito ha mangiato le cime di rapa, ma non ci va il formaggio. Abbiamo mangiato quella matriciana e basta, poi abbiamo mangiato altra pasta, no, una volta sola durante la dieta, perlomeno io. Mio marito l'ha mangiata 2 volte. Sì, comunque anche il dottore gli ha detto, mi metto, che dovrebbe mangiare un po' più di pasta, perché appunto lui non è diabetico. Anch'io la posso mangiare in quantità tipo 60 grammi, però cioè, non è che impazzisco per la pasta, quindi vabbè. Però più che altro l'ho preso per i minestroni, e se dovesse capitare che ci mangiamo la pasta, abbiamo il formaggio. Poi, camoscio d'oro. Questo qua lo mangiamo nella dieta, ovviamente porzionato, pezzettini, e va benissimo. Non vi sto più ad assillare con le cose, i carboidrati, le cose, perché ormai penso che l'avete imparato a memoria e poi diventa noioso ripetere poi sempre le stesse cose. E anch'io mi stufo dover ripetere le cose, comunque basta guardare la tabella dietro di ogni cosa e il gioco è fatto. I cuori di lattuga, marca Il Gigante, mangiamo tantissima insalata, va benissimo. Poi una confezione marca Peppe di zucchine nere laziali, più che nere a me sembrano quelle verdi, però vabbè, chiamano così. Sono del Lazio, sono buone, già non è la prima volta che le compriamo, e queste qua le mangiamo estate. Poi c'era appunto l'1+1 e ne ho approfittato per far scorta di questo qua, della berretta e il salame. Questo qui, anche questo ragazzi, c'è la tabella, non ve lo sto a ripetere, questo nella dieta 3-4 fette lo mangiamo, poi magari lo metterò anche per il compleanno. Queste qua, le mille foglie, snack alla nocciola, queste sono per mio marito, per me. Non mi ricordavo, perché l'ho presa anche adesso lunga, però l'ho presa anche in questo speso che ho fatto online, avevo preso le barrette Hero Light, ne ho presa una perché non erano in offerta, e poi l'ho presa anche ieri 2 all'S lunga, però vabbè, ce l'ho scorta. Queste qua sono ottime e veramente ha il 93% meno di zucchero, infatti questo no, questo ve lo faccio vedere perché è molto importante. 20 grammi corrisponde a una barretta, e di zucchero ne ha 0,3. Ha un po' di carboidrati, ma va bene, perché comunque nell'arco della giornata, se io assumo 14 carboidrati o un po' di più, non succede nulla. Non è certo come una pasta che ha tipo 70 di carboidrati, poi se ci metti il condimento diventa ancora di più, però questa va benissimo. Poi ho preso questi perché poi dopo non ci sono più, e domani, siccome è il mio compleanno, io voglio mangiarne uno solo, e ovviamente questi qua poi li metto da offrire, e gli altri li mettiamo via, e poi li mangerà magari mio marito, o li portiamo anche un po' ai suocerini, però questa è la confezione da 30, era scontata e l'ho presa. Poi la carta igienica, questa qua, Foxy, seta,
ho preso quella praticamente formato scorta, che c'erano due gratis e era in offerta. Ho preso queste qua che sono 6 rotoloni. E per finire dal gigante ho preso la Coca-Cola zero zuccheri, zero caffeina, perché questa qua la voglio assaggiare al mio compleanno, perché così mi va. Sapete che io non la bevo la Coca-Cola, però ho detto vabbè, cioè praticamente questa c'ha zero di qualunque cosa, vedete? E allora, così anche per farla bere a mia mamma, perché aveva espresso il desiderio di bere la Coca-Cola, però quella senza caffeina. E quindi, visto che la berrà lei, ne assaggio un bicchiere io, ma so già che comunque sarò disgustata, quindi, però sono anni, voglio dire, però la provo, almeno la provo che è anche senza zuccheri. Niente, adesso passiamo al Tigros. Bene, passiamo ora alle cose prese da Tigros, che siamo andate a tirare oggi, che è 1º marzo, e vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, il salame Milano, questo qua, praticamente, scusa, perché è preincartato il 29? Oggi è primo. Ce l'hanno preparato il 29? Ieri l'avevano preparato, l'hanno Ah, messo l'ha messo nella cella frigorifera? insieme. Vabbè, Sì, però l'impreparano avrei preferito prima. l'avessero preparato. Non ho capito sta roba. Comunque, vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. 3,29 euro. Poi Vediamo com'è. questo. Ah, sì, vedi se è fresco. Noi chiamiamo subito. Poi il salmone. Che queste sono cose che servono tutte per il compleanno. Il salmone. Devo fare le tartine, caso vi faccio Ma è vedere. fresco, No, no, è guarda. fresco. Guardate. Sì, è fresco, è fresco. L'ha messo nella cella frigorifera. Sì, Perfetto. effettivamente è freddissimo. Poi prosciutto cotto, che devo fare il rotolo di frittata, uno o i panini, adesso vediamo, in base a quello che c'è. Comunque tante cose non le farò, tipo lo gnocco fritto, perché è troppo poi. Comunque due di prosciutto cotto, questo per friggere, perché noi non lo usiamo, però devo fare le mozzarelline e forse anche l'oliva all'ascolana, non lo so. Comunque questo qua ci serviva per forza. E poi ci serviva anche l'olio nostro, praticamente extravergine d'oliva, per mangiare il poco che condiamo. Quello là quanto ci è durato? Ma Tipo questo qua dura 4 mesi? un mese di più. No, che un mese, questo ci dura 2 o 3 mesi, per come lo usiamo poco. Poi ho, no, questo l'ho fatto vedere, le pizzette, queste qui, due confezioni, dovrebbero essere circa 25 pizzette. E poi per ultimo ho preso, no, c'è ancora un'altra cosa, ma quella l'ho presa all'outlet. Ho preso queste qua, questi panini qui, che sono buoni, sono morbidi, e ci farò il Philadelphia e il salmone. Farò 8 con Philadelphia e salmone e gli altri cotto e salame. E poi ci sono appunto le briochine. E poi questi, che piacciono tanto anche a mio fratello, peperoncino col tonno. Questo qua l'ho preso all'auto perché costava solamente 99 centesimi, cioè pochissimo. E niente, questo è tutto. Adesso apriamo il tavolo, lo igienizziamo tutto, poi ci metto una tovaglia. Ma vedrete dopo nel vlog che uscirà domani. Stasera vi esce un bel haul di Primark e intravedete più o meno il mio outfit, anche se ve lo giro adesso, ma non mi faccio vedere ancora truccata, pronta, ma mi vedrete domani, perché adesso faccio la cipolla per comodità, praticità, praticità, anche perché devo cominciare a preparare le cose. E adesso apriamo il tavolo, appunto, faccio il mio haul Primark, avrò la cipolla e nulla. Ecco, mio marito già si sta mettendo all'azione, cioè guardate, no? Vabbè, niente ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!